Porco Giuda, sì, scusate, eccoci, salve a tutti, ragazzi, inciampo sempre su qualcosa ultimamente. Salve a tutti, eccoci qui, tornati, nuovo video, nuova reaction. Allora, il gioco come da titolo è Trench Tales ed è un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo oscuro e alternativo tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi parecchio stuzzicante, inquietanti paesaggi gotici e dovremmo combattere i soldati caduti e scoprire i misteri di questo regno. Il gioco è sviluppato da... mannaggia la... vaffanculo, si era spostato il PDF. Comunque è sviluppato da Talking Drums e pubblicato da Crytivo. Allora, detto questo, andiamo sulla seconda schermata e ci vediamo insieme per la prima volta, perché ragazzi non l'ho proprio visto, cioè... è proprio, cioè, così a impatto, appunto, è una reaction e ce lo vediamo insieme e lo commentiamo. Ci vediamo fra pochi secondi. Credo sia possibile anche personalizzare equipaggiamento, armi. Non mi sembra malaccio. Ah, vedete? Abbiamo una specie di potere. Mazza, raga. Comunque, a livello ambientale, sì, è veramente figo. È veramente figo. Oddio, sto audio di fondo mi sta urtando il sistema nervoso. Voi non lo sentite, però è tipo un fischio continuo. Boh. Cioè, l'unica cosa che devo fare è sparare a sti nemici? E basta? No, non sto capendo. Sì, apparentemente per adesso... Sì, apparentemente è l'unica attività particolare che possiamo fare in questo gioco. Cioè, sparare agli altri. Cioè, dobbiamo sparare agli altri. E poi? Ah, vedete che però cambia. Adesso è cambiata l'ambientazione, nel senso. Adesso ci sono degli effetti atmosferici. Ok. Beh, questo è figo. Ovviamente questa nebbiolina aggiunge difficoltà per il fatto che magari sarà un po' più difficile individuare i nemici. Però alla fine, come dire, quello che devi fare rimane quello, è veramente, veramente poca roba. Cioè, giro e aspetto che questi tizi compaiano e gli sparo. Allora, qui ci fa vedere che le armi, vabbè, le armi sono personalizzabili probabilmente, ma nulla di che. C'è una noia totale, oh. Vedete, potreste sbloccare delle robe sulle armi. Vabbè, ma nulla di... Cioè, a che cazzo serve sbloccare cose sulle armi se i nemici... Ma so quei cosi che vanno giù come delle... Ma, boh... I nemici sono... Cioè, i nemici ci stanno. 200.000 armi per ammazzare due stoccafissi lì che spuntano, ma vabbè. Allora, ragazzi, eccoci qua. Siamo tornati nella schermata principale. Raga, per me, come vi stavo dicendo, è proprio no. Cioè, non ha senso di esistere sto gioco. Ma che roba è? Soltanto questo vi posso dire. Che roba è? Che roba è? Che devo fa'?
Non lo so, fatemelo sapere voi sotto nei commenti se appunto gli avete trovato un senso, se magari non l'ho capito io, non ci sono arrivato, però non ci trovo nulla, cioè non ho capito se ha una trama, non ho capito il gameplay, cioè sei te con quest'arma che vai avanti e indietro come una bustina di tè in quest'area con quattro edifici diroccati a sparare a ste povere anime che compaiono così, che vanno giù tra l'altro anche molto facilmente, quindi voglio dire, cioè nemmeno c'è tutta sta sfida, quindi qual è il senso, che cosa devo fare, perché esiste questo gioco, fammelo sapere sotto nei commenti se riesci a dare una risposta a questo. E ragazzi, ci salutiamo, alla prossima, Instagram, TikTok e arrivedolci, sono rimasto veramente deluso, arrivederci.